Nuovamente collegati in diretta con la piazza di Milano San Siro, sta per cominciare il secondo tempo della partita tra Inter e Lecce, il confronto d'andata valido per gli ottavi di finale di Coppa UEFA, 1-1 il risultato al termine della prima frazione di gioco. In forza dei gol realizzati da Di Biagio di testa su punizione di Recoba al 20° del primo tempo e del pareggio ottenuto da Vugrinec, il giocatore croato del Lecce, su calcio di punizione al 41°. Fulvio Colovati, abbiamo anche sentito la soddisfazione, direi più che giustificata, del presidente del Lecce, di cui vediamo inquadrato i festanti coloratissimi tifosi. No, perché il Lecce in effetti dimostra di avere mantenuto quello spirito e quell'intelaiatura che gli avevano consentito una comoda salvezza nella scorsa stagione. Sì, poi abbiamo visto anche i tifosi presenti, che non numerosi da parte dell'Inter, direi abbastanza numerosi quelli del Lecce, una dimostrazione di affetto, di attaccamento e anche insomma evidentemente credono ciecamente in questa squadra che penso li abbia ripagati con ottimi i risultati. Ma attenzione, poi... intanto avete visto la scenetta precedente di Biagio che stava parlando proprio con Vampeta, eccolo, e con Farinós. Di Biagio è un centrocampista dell'Inter che stasera gioca in difesa, ma va a dare indicazione in qualche modo a quelli che sono ora i due centrocampisti di riferimento dell'Inter, proprio Farinós e Vampeta, mentre avete visto inquadrato con la maglia numero 24 anche Sixto Peralta. Sì, nel secondo tempo Bruno entra Peralta, questo argentino, eccolo, che al posto di Kin. Peralta ha già avuto modo di giocare qui a San Siro nella gara amichevole con l'Olympiacos, ha segnato anche un bel gol, è un argentino che l'Inter sta valutando. Credo stia valutando perché è giovane, possiamo dire in lista d'attesa, diciamo sì. Così, perché poi nell'Inter può succedere di tutto, un giocatore sì. Che chiaramente preso con le dovute credenziali, è un giocatore che ha fatto un ottimo gol, io l'ho visto contro l'Olympiacos, è chiaro che però l'Inter probabilmente avrebbe bisogno di maggior peso in avanti, dato che lui è un centrocampista offensivo e forse l'Inter è centrocampista offensivo, penso che ne abbia già fin troppo. Ma direi però che si è ben comportato, cioè, questo giovane Colombo anche nel corso del primo tempo. Indubbiamente. Non cambia comunque lo schema tattico dell'Inter, anche se probabilmente Peralta giocherà un po' più arretrato rispetto a Recoba, farà un po' il Recoba della situazione, quello che doveva fare Recoba nel primo tempo. In realtà poi Recoba ha giocato quasi in linea a Kin e allo stesso Colombo, adesso Recoba praticamente farà quello che ha fatto nel primo tempo, giocherà da punta, sarà Peralta. Sì, che praticamente giocherà dietro di loro. Tanto ancora il Lecce in avanti, c'è il colpo di testa in copertura di Serena, ecco la palla consegnata a Farinós sulla sua ala per lo scatto di Recoba, sempre seguito da Bedin, va Recoba, ruba il tempo con grande astuzia a Bedin e poi con Maluschi, lo stesso Bedin riesce a rifugiarsi in angolo, ma avete visto il controllo astutissimo da parte di Recoba, che non ha praticamente tentato il dribbling, ha soltanto rubato il tempo sul controllo profondo. Gli è andata male, ma diamo merito anche a Bedin di aver fatto un ottimo intervento, ma un altro gesto tecnico ottimo da parte di Recoba. Eccolo a battere dalla bandierina, palla messa fuori, Inter molto avanzata. Ecco Farinós in possesso di palla, parte il traversone lungo. Ancora il colpo di testa di Bedin. Vampeta. Mentre avete visto che era scalato a fare il difensore centrale Serena perché Di Biagio si era portato in avanti in occasione del tiro d'angolo. Vedi, quando questi meccanismi cominciano a funzionare, questo chiaramente non può essere nelle prime esibizioni, nelle prime amichevole, non può essere così. Diciamo che poi l'Inter riuscirà a trovare quella quadratura del cerchio che fino ad ora non ha trovato. Nel frattempo giunge la comunicazione ufficiale, gli spettatori paganti sono 5.413, che è una cifra, inutile sottolinearlo, esigua, a testimonianza del fatto che i tifosi dell'Inter sono ancora abbastanza circospetti nei confronti della loro squadra, che ha vinto sì per 3-0 in Polonia la gara di Coppa UEFA,
ma che agli occhi dei tifosi deve ancora farsi perdonare la bruciante eliminazione dal tabellone principale della Champions League. Così, purtroppo è così, il tifoso dell'Inter naturalmente esigente, ma quale tifoso non lo è? Chiaramente le esibizioni dell'Inter sono state negative fino a questo momento, c'è stata la parentesi positiva del secondo tempo, diciamo della mezz'ora contro i polacchi del Korchov, dico bene, per cui insomma è un Inter ancora in aspettativa, in fase embrionale. Vediamo intanto gli sviluppi di questo calcio di punizione che il Lecce sta per battere. Vedete Piangerelli, Malusci nei pressi del pallone. Mentre l'inquadratura è su Marcello Lippi e sul suo sigaro, il cross di Malusci, il colpo di testa di Savino verso il centro dell'area, poi termina a terra un giocatore del Lecce, precisamente Conticchio, accenno di protesta, era piazzato dei pressi Cassarà, lascia correre, mentre Balleri ora tenta di farsi largo, guadagna una rimessa laterale. Ecco che rivediamo, avete visto Conticchio finito a terra, protesta anche Savino, l'arbitro ha lasciato correre. Azione comunque che Lecce aveva una volta ancora costruito con molta pericolosità. Ora è Savino che perde palla al centrocampo, per recuperarla commette fallo, calcio di punizione battuto con palla in movimento, tutto da rifare. Sì, è un Lecce che sta prendendo coraggio, evidentemente vede un Inter in difficoltà nella proprietà di palleggio, nella conduzione del gioco, e a questo punto è il Lecce che sta conducendo il gioco, però inevitabilmente poi si prenderà dei rischi al contropiede dell'Inter affidato a Recoba, lo stesso peraltro. Intanto hanno provato i leccesi ancora a venire avanti con azione di rimessa, e Di Biagio che opera il rilancio, l'anticipo di Bedin che però lascia la palla a Recoba, il cui suggerimento centrale verso Colombo risulta troppo lungo. Gianni, mi pare che ci siano movimenti ancora sulla panchina delle due, sì, squadre. Sì, ci sono, no? Movimenti, ci sono tre giocatori del Lecce che stanno ormai effettuando esercizi di riscaldamento a diversi minuti, forse vedremo in campo un altro argentino, questo Matteo. Tra i possibili cambi nel Lecce c'è stato anche qualche movimento sulla panchina dell'Inter, però per il momento ancora tutto tranquillo. Intanto vediamo questo lungo lancio in profondità, ottimo lo stacco di testa di Colombo, chiudono però con calma i difensori del Lecce, la palla è consegnata a Chimenti che opera il lungo rilancio ed è Fissore che va a staccare per anticipare Lucarelli e finisce per toccare il pallone con il braccio. È chiaro che quando i difensori dell'Inter o anche gli stessi centrocampisti servono Colombo, che tra l'altro ha dimostrato di avere buone doti di testa, chiaro, la squadra deve supportarlo, lo deve seguire, altrimenti questi assist di testa verso i suoi compagni diventano inutili. Batte la punizione Colonnello. Esce Chimenti, buona la scelta di tempo, scusate, Ballotta, buona la scelta di tempo del portiere dell'Inter, che rilancia poi ancora su Peralta, da questi a Recoba che di prima fa viaggiare Macellari. Macellari trova spazio sulla sinistra, opera il traversone e arriva con un attimo di ritardo Colombo, buona azione però da parte dell'Inter, che insiste ora con Serena contro traversone, c'è una piccola deviazione, il colpo di testa messo fuori da Conticchio, si copre comunque molto bene anche quando deve difendersi il Lecce. Ora è Vampeta in possesso di palla, tenta di andare via, viene però fermato, poi commette fallo su Piangerelli. Comunque Lecce ha rischiato, hai visto i buoni propositi offensivi da parte del Lecce, inevitabilmente si sono scontrati poi con un'azione di contropiede, perché quando attacchi che inevitabilmente poi ti scopri. Un'altra buona azione da parte di Macellari, che mi sembra uno dei giocatori più positivi sulla fascia sinistra, sì. Veramente ottimo e splendido il suo cross. Comunque da dire, Fulvio, che in una gara dove Lecce appare così ben messo anche in difesa, le azioni più pericolose che l'Inter può cercare di impostare proprio dalle fasce laterali, non a caso è venuto dalla fascia sinistra su questa penetrazione di Macellari. Prova ora Fissore sulla fascia destra, capisce le sue intenzioni Conticchio,
Conti che fra l'altro è un giocatore che ha militato nelle giovanili dell'Inter. Il tocco in profondità di Vampeta non trova lo scatto di nessun compagno, così che Chimenti ha l'opportunità di impadronirsi del pallone. Si gioca da 8 minuti nel corso del secondo tempo qui a San Siro, 1-1 tra Inter e Lecce, risultato che naturalmente sta benissimo alla formazione salentina. Lucarelli va ancora alla caccia del pallone, mentre poi è Colonnello che mette fuori perché è rimasto infortunato, lo vedete a terra, Ugrinez, dopo questo scontro con Fissore. Partita comunque sostanzialmente corretta, scontro di gioco assolutamente fortuito. Ecco che rivediamo. E ovviamente sembra aver pescato bene il Lecce con questo gol. Evidentemente la fitta rete di osservatori del nostro intervistato, il presidente Moroni, ha lavorato bene, perché mi pare che da qualche anno che lavorano bene, sanno. Non è facile poi comprare un buon giocatore che poi diventa ottimo giocatore a un prezzo anche relativamente basso. Insomma, è un po' la politica del Lecce che sta dando i suoi frutti. Mi pare che è pronto Pivotto ad entrare in campo, vero? Sembra in questo momento il cambio, il primo cambio che verrà. Attenzione, effettuato. Recoba ha rubato tempo ancora a Bedin, ma poi è stato bravissimo a chiudere Malusci nella posizione di libero classico. Allora, tre cose straordinarie: il lancio da parte del giocatore dell'Inter, lo stop a seguire da parte di Recoba e poi anche l'intervento da parte di Malusci. Direi tutto bello, sì. Nel calcio le cose piacevoli sono anche da sottolineare. Poi tu da difensore sai apprezzare anche le coperture, vero? Certo, l'intuizione anche del difensore che va a chiudere, che ha chiaramente la scelta di tempo nell'andare a soccorrere il compagno in difficoltà. Ecco Farinós verso Vampeta, a Vampeta poi l'iniziativa ancora interista con Peralta, chiudono però i leccesi, qualche difficoltà in fase di palleggio, alla fine proprio Vugrinez che viene fuori e tocca per l'attivissimo Conticchio che dà a Balleri. Comunque Bruno è pronto a entrare in campo Pivotto, come hai detto, e sostituirà lo stanco Bedin. Questa sera credo che abbia dovuto lavorare molto stando dietro a Recoba. Tra le altre cose, poi Pivotto è un difensore puro a differenza di Bedin, anche se non credo che abbia il passo per poter restare dietro a Recoba, un giocatore molto alto. Non penso che andrà in marcatura su Recoba, magari più Juarez andrà su Recoba, che a volte è molto bravo di testa, penso. Adesso comunque sveleremo subito questa marcatura di Pivotto, che andrà sicuramente in marcatura su una delle due punte. Nel frattempo il gioco è fermo per il fallo commesso da Juarez, e ci sarà calcio di punizione per l'Inter quando si gioca da 11 minuti e mezzo nella ripresa sul risultato di 1-1. Pate Recoba, tutto da rifare, fischia l'arbitro Cassarà, ha tentato di mettere in movimento Macellari. Attenzione, il Lecce sostituisce il numero 10 con il numero 27. Vedi che sì, praticamente anche da questa immagine, vedi, Pivotto subito alle spalle di Colombo. E c'è anche un altro cambio nell'Inter adesso. Sta per entrare Seedorf. Esatto, al posto di Serena. Seedorf per Serena. Ecco il calcio di punizione, lo batte Recoba, il colpo di testa di Juarez, poi tenta Vampeta,
va alla caccia del pallone Peralta, e lo stesso Peralta poi sul rinvio di Savino tocca per ultimo in fallo di fondo campo. Sì, un Inter ancora più offensiva con l'uscita di Serena, a parte c'è da dire che soprattutto nel corso del primo tempo Serena ha giocato in una posizione direi molto avanzata, quasi dalla destra, praticamente Seedorf prende la sua posizione, si gioca molto esterno, molto a destra, esterno, sì. Intanto anticipo ancora di Biagio, ecco Vampeta cerca Seedorf, l'olandese in azione, ha di fronte Colonnello, tre convergono su di lui, tenta di andare via Seedorf, per la legge dell'impenetrabilità dei corpi non ce la fa. Tanto buono questo anticipo da parte di Fissore, ora Vampeta, la finta, poi il passaggio profondo a favore di Colombo, il primo cross di Fissore, poi il tocco a Vampeta che scivola, perde palla, attenzione al contropiede del Lecce, va via velocissimo ancora Vugrinez, ottimo giocatore, converge al centro, apre dalla parte opposta dando a Lucarelli, Lucarelli in piena area di rigore, il tentativo di tiro di Balleri respinto, ottimo contropiede del Lecce, un ottimo contropiede, peccato per Lucarelli che praticamente da attaccante probabilmente stava cercando, sono convinto cercava la soluzione personale, poi ha visto l'inserimento del suo compagno, non era tanto convinto, infatti ha praticamente dettato un passaggio molle ed impreciso, preda della difesa interista. E molta apprensione da parte di Lippi su questa azione tutta in velocità in contropiede del Lecce. Lippi che qualche istante prima aveva appunto ricordato a Di Biagio, proprio con un ampio gesto della mano, di fare il 4 in difesa dopo l'uscita dal campo di Serena rispetto al modulo tattico utilizzato all'inizio. Si sganza Malusci, il passaggio è per Conticchio. Quindi il pallone giunge a Savino, buona personalità e ottimi equilibri interni nel Lecce, che come abbiamo sentito ha cambiato poco tutto sommato rispetto allo scorso anno, è naturalmente una squadra con giocatori abituati a stare assieme in campo, fa vedere, no, una sua fisionomia ben precisa. Come abbiamo visto, anche sentito, un Lippi abbastanza preoccupato per questi contropiedi. È chiaro che adesso un Inter è molto più offensiva, subito probabilmente ci sarà Macellari che dovrà fare il quarto di sinistra. Sì, lo stesso Macellari però lascia ora un varco per questo profondo inserimento ancora di Balleri, parte il traversone, non perfetto il rilancio di Di Biagio e poi la sventola da fuori ancora da parte di Conticchio con parata del portiere Ballotta e si fa intraprendente, pericoloso il Lecce con l'Inter che stenta a trovare il nuovo assetto dopo l'ingresso di Isidro. Vedi, sta stentando l'Inter e si affida a questi personalismi, non dovrebbe essere così, anche se Recoba è un grande giocatore in grado nell'uno contro uno di andare sempre via al suo avversario, però l'Inter dovrebbe secondo me giocare di più, è in difficoltà adesso anche perché probabilmente i due giocatori di centrocampo, Vampeta e il pallone che calcia, il giocatore che calcia adesso Farino, mi sembrano abbastanza affaticati e poi a volte sono troppo larghi, devono stare più vicini. E Cavazzin con Lovati dopo l'uscita dal campo di Bedin adesso ha messo in marcatura pivotto su Colombo dove stava prima Juarez, e la marcatura di Juarez è andata su Recoba. Sì, in effetti non era difficile intuire, certo, che la mossa sarebbe stata quella. Nel frattempo sugli sviluppi del coso c'è il pallone che finisce a fondo campo mentre ci sono questi spostamenti dei tifosi del Lecce, una specie di ola, sì, una specie di balletto molto simpatico da una parte e dall'altra, non c'è assolutamente nessun tipo di animosità, fanno festa, giusta ragione direi, i sostenitori del Lecce pienamente soddisfatti del comportamento della propria squadra. Ecco l'Inter ancora con Seedorf, tocca in profondità verso Colombo, poi il suggerimento, si è un po' scollata l'Inter, vedi alla lunga il pressing sui giocatori importanti nel settore nevralgico del centrocampo dell'Inter, su Vampeta e su Farinò sta pagando perché sono un po' in difficoltà. Hai visto anche in questo passaggio di Farinò, lui ha scosso la testa, probabilmente si sente anche lui la marcatura addosso di Conticchio come piangerelli su Vampeta.
sì, sono un po' in difficoltà. Effetti, infatti commette un'ingenuità ora Fissore e probabilmente sarà ammonito, e così si era fatto soffiare il pallone dall'attento Piangerelli ed è entrato poi irregolarmente su di lui, mentre in precedenza era stato ammonito anche Juarez, quindi Juarez, Balleri e Bedin ammoniti nelle file del Lecce, ora Fissore in quelle dell'Inter. Batte Colonnello, 18 minuti della ripresa, 1-1 il risultato a San Siro. Palla messa fuori, recuperata però da Balleri, su di lui c'è addirittura Peralta, ecco ancora Balleri che lo salta, parte il cross indirizzato direttamente verso la porta con Ballotta che blocca. Ecco ora che Vampeta ha un po' di spazio, porta palla ma viene inesorabilmente anticipato dal nuovo entrato Pivotto. Ancora palla indirizzata verso Vampeta, Juarez lo anticipa forse a gamba tesa, lascia correre l'arbitro, il rilancio è di Colonnello, il pallone viene ora consegnato all'ottimo Vugrinez, al centrocampo Piangerelli, anzi Conticchio vince un contrasto, pallone che poi viene consegnato a Lucarelli, su Lucarelli l'intervento di Fissore con conseguente calcio di punizione in imbarazzo l'Inter. Giocatori che tra l'altro i giocatori del Lecce mi sembrano molto più tonici e rapidi nell'uno contro uno, vedi che ormai mi pare che i duelli individuali siano di vocazione leccese, perché riescono a vincerli sistematicamente. È un Inter chiaramente in questo momento in difficoltà. Calcio di punizione affidato al piede di Colonnello, con Lecce che porta in avanti i suoi effettivi, e c'è questo tentativo ancora di Conticchio di controbalzo, in difficile tentativo di girata sul fondo, e sta trasparendo qualche preoccupazione ancora da parte di Lippi della panchina dell'Inter per questo momento non felicissimo dei nerazzurri, Gianni. Eh sì, anche se molto apparentemente molto tranquillo, però come d'altronde Lippi, però Lecce sta giocando molto attenzione, bene. Colonnello ancora, batte un tiro, arriva in posizione favorevolissima Lucarelli e mette fuori, occasione nitida da gol, non era un assist, era un tentativo di tiro, fatto sta però che come rivediamo, vedete, non aggancia Di Biagio, pallone che sfila dall'altra parte dove Lucarelli arriva praticamente a porta vuota, forse tradito anche dal rimbalzo. E probabilmente, vedi, questi sono palloni difficilissimi per un portiere, perché difficilissimi da valutare, perché non sai se uscire o non uscire, inevitabilmente sul secondo palo c'è l'avversario, probabilmente Lucarelli di 2-3 mesi fa, quando era all'apice della condizione, lui molto possente, non è ancora al massimo, qui avrebbe fatto gol. Comunque un Inter che sta soffrendo adesso il Lecce, soprattutto sulla propria destra, nella tre quarti difensiva dalla parte appunto del giovane Fissore, che ci sembra anche un po' in debito di ossigeno, un po' stanco, e forse chissà, magari tra qualche istante Lippi proverà e provvederà a cambiare qualcosa. Zeedorf intanto cerca la combinazione con Colombo, nuovamente Zeedorf, raddoppio su di lui, va via l'olandese, spallata irregolare di Colonnello e calcio di punizione. È chiaro che l'Inter si affida alle qualità dei singoli giocatori, alle individualità, hai visto anche qui nell'uno contro uno si deve... Ancora Zeedorf tenta di andare via, commette fallo, calcio di punizione, e sicuramente mi pare di poter dire che all'Inter sicuramente si aspettavano qualcosa di più sul piano dell'organizzazione, della razionalizzazione del gioco da parte di Vampeta e Farinos, che sono un po' scomparsi. Sono partiti bene, hanno giocato bene per 20 minuti, però hanno sofferto indubbiamente la marcatura a tutto campo, il pressing a tutto campo. Sono giocatori che hanno un'ottima visione di gioco, una buona personalità, ma quando ti senti sempre alle calcagne all'avversario, è chiaro che comunque questa è anche una prova impegnativa per loro, per cercare anche di capire che il campionato italiano è un campionato molto duro, e ovviamente avranno meno spazi che in Spagna, Fissore, in Brasile. Poi Di Biagio, l'anticipo di Malusci, la palla ancora per Vugrinez,
ora per Lucarelli. Lucarelli chiede la collaborazione di Conticchio, ancora Lucarelli, va su di lui con molta energia, Di Biagio lo ferma, il tocco ora è per Vampeta, porta palla anche lui, tocco poi su Seedorf, largo a cercare il suggerimento per Colombo, ecco ancora Seedorf, è una manovra però farraginosa caratterizzata da molte iniziative personali secondo un canovaccio tattico che all'Inter nel recente passato era abbastanza consueto, no? Sì, c'è sempre questa ricerca di portare palla, e io Vampeta, ripeto, è un giocatore che mi ha fatto un'ottima impressione nelle partite iniziali, non vorrei che si intestardisse anche lui nella ricerca del personalismo di portare palla, è un Inter che deve cercare di giocare molto più in velocità e soprattutto di più. Cordoba intanto, attenzione il passaggio a favore di Peralta, buona iniziativa personale per la verità anche questa di Cordoba, che poi ha dato un pallone d'oro a Peralta che ha mancato l'attimo buono per la battuta a rete. Mi pare che le qualità dei giocatori dell'Inter, o meglio di alcuni giocatori dell'Inter, non si discutono, e come vedi queste azioni sono frutto del proprio estro e del proprio talento, del talento individuale, non certamente di una coralità di manovra, cioè. Comunque diamo anche merito alla partita del Lecce, credo che la squadra di Cavasin abbia veramente disputato una buona gara questa sera, a prescindere da quello che sarà poi il risultato finale, quindi un buon Lecce e un Inter comunque anche sperimentato. Intanto è ancora Colombo, viene preso nella morsa degli avversari, Wu Grimez, eccellente prestazione della sua. Poi il tocco all'indietro a favore di Malusci, Malusci con il sinistro in profondità, tocca Lucarelli, l'intervento poi è di Macellari, il passaggio è per Gigi Di Biagio che si sgancia ancora, va Di Biagio, consegna il pallone a Fissore, piazzatissimo però il Lecce, il lancio di Fissore viene messo da Malusci in fallo laterale. Malusci intanto si sta toccando la gamba, mentre Vampeta combina con Farinos, da questi a Fissore, avanza Fissore, la dà ancora Farinos che lascia Seedorf, Seedorf Vampeta, favorisce l'inserimento di Seedorf, serie di rimpalli sempre Seedorf, poi palla che va in profondità con ultimo tocco a giudizio dell'arbitro dell'olandese, e applausi di Cavasin ai suoi giocatori. Ripeto il mio concetto precedente, Bruno, troppe azioni individuali. Io non so se in questo momento, chiaramente un Inter che deve migliorare tantissimo, ma io capisco il concetto di un allenatore che dice preferisco avere più gioco di squadra che tutti questi personalismi. L'Inter secondo me sta commettendo questo errore, troppe individualità. Si sgancia ancora Di Biagio, lascia il pallone poi a Vampeta e non ci sono spazi, e effettivamente soffrono in maniera visibile la stretta marcatura a uomo sia Farinos sia Vampeta. Palla data ora a Fissore, eccolo Vampeta, cerca Recova, anticipato da Quarez, poi Colonnello sulla sua ala per Gugrinez, al quale si porta incontro Di Biagio, gli ruba il tempo convergendo, poi dà centralmente un ottimo pallone, va alla conclusione Conticchio sul fondo, bravo, bravo il Lecce davvero. Bravo il Lecce, bravo il croato Gugrinez, che ha giocato un'eccellente partita, guardate qui come è riuscito a districarsi per due o tre giocatori dell'Inter, soprattutto offrire una palla invitante troppa precipitazione da parte di Conticchio, che secondo me poteva andare leggermente più avanti. Ecco Recoba seguito sempre da Juarez, mentre Farinos da Seedorf, imbuto centrale, pallonetto, Malusci chiude tutto, perfeziona il rilancio, poi Conticchio con palla che comunque finisce in fallo laterale. Siamo al 27esimo della ripresa, sempre sul risultato di 1-1, quando Farinos prova l'impostazione chiamando in avanti ancora Di Biagio. Di Biagio centralmente, un pallone sul quale c'è il preciso colpo di testa di Juarez in marcatura su Recoba dalla parte opposta, tenta di farsi largo con la sua forza fisica
Lucarelli, ha commesso però fallo su Cordoba, calcio di punizione già battuto e pallone consegnato a Gigi Di Biagio, che pur facendo il difensore centrale in pratica è stato quello che ha amministrato il maggior numero di palloni. Ha toccato più palloni, ha fatto praticamente il regista, sovente il pallone è passato dai suoi piedi. Intanto il cross di Seedorf, il colpo di testa e buona elevazione di Juarez, l'inserimento poi di Farinós che ha dato a Macellari, parte il cross di quest'ultimo e Malusci a mettere fuori di testa. Ora pressa l'Inter in avanti ma senza molta lucidità, fissore, tocca largo a favore di Seedorf, su Seedorf Colonnello in azione irregolare, calcio di punizione, batte Vampeta a favore di Seedorf ancora, poi il tocco largo di Peralta ancora per Vampeta, Vampeta tocca su Farinós e Farinós trova il suggerimento per Cordoba, va Cordoba, si ferma nuovamente, ancora Vampeta, corridoi intasatissimi, Farinós mentre si propone, fissore, va Farinós però alla conclusione della distanza, il tiro è sul fondo. E quando i corridoi sono intasati come hai sottolineato tu è chiaro che poi si cerca la soluzione da lontano, un tiro poi dettato un po' anche dalla stanchezza da parte di Farinós, anche se è vero che Farinós è dotato di un'ottima esecuzione. Inter secondo me vedi che si accentrano, vanno tutti nell'imbuto senza cercare di allargare il gioco. Questi ultimi frangenti non è stato quasi mai servito Macellari e Seedorf secondo me dovrebbe rimanere più largo. Intanto Ballotta è uscito e ha messo in pallo laterale consentendo a Lecce di riportarsi in avanti. Lippi è seduto tranquillo in panchina, tranquillo nel senso che non urla ma probabilmente non ha un'espressione soddisfatta, vero Gianni? Sì, e comunque sta preparando il successivo cambio per l'Inter, lo conosceremo tra poco, così come anche Cavazzin sta chiamando un'altra sostituzione e tra un po' vedremo chi sono i nuovi in campo. Intanto c'è il gioco fermo, Bruno, in quanto c'è sì. Qualche problema per Valleri. Ha fatto segno la panchina praticamente di essersi ostivato. Nel frattempo Gianni sei lì tu proprio sì. Vicino a lui, il quarto uomo che è Rosetti partecipa sì. Molto attivamente mi pare, no? Prima era addirittura entrato all'interno del campo di gioco, ora espone e... sì partecipa molto attivamente, tra l'altro è stato molto attento sui movimenti delle panchine, nel senso ha chiuso diciamo così un occhio per quanto riguarda i due allenatori, però ha invitato sempre tutti gli altri componenti della panchina a restare seduti, comunque molto fiscale, molto attento. Intanto l'Inter ha mandato in campo Robbiati al posto di Colombo, quindi Spadino Robbiati proveniente dalla Fiorentina in campo, mentre avete visto Balleri che è a bordo campo dalla parte opposta, che però dà l'impressione di poter rientrare in campo. Il colpo di testa di Conticchio, nessun problema per Ballotta. 31 i minuti di gioco della ripresa, sempre 1-1 quando Fissore spinge sulla fascia destra per l'Inter. Eccolo Robbiati, su di lui in marcatura ora Pivotto che lascia sfilare a fondo campo. E anche per il Lecce è entrato in campo Olivares al posto di Balleri, Bruno. Ecco sì che Balleri difatti viene rilevato da Olivares. La maglia numero 28. Ancora l'Inter che deve preoccuparsi della vivacità del Lecce, su Vugrinez l'intervento di Fissore. Sì, non aveva molte alternative Cavazzini in panchina, ha optato per la scelta di Olivares che è un ex giocatore del Bari, abbastanza offensivo, molto più offensivo rispetto a Balleri. Attenzione al pallonetto a cercare Lucarelli da parte di Colonnello, mentre ora è Farinós in possesso palla dell'Inter. Seedorf parte il preciso lancio su Macellari, il quale mette in mezzo ed è Peralta che ha la possibilità di fare quello che vuole tranne quello che ha fatto, cioè controllare così male. È un pallone invitante da parte di Macellari e... insomma qui non c'erano alternative, dovevi stare o tirare o calciare al volo ed era
impresa difficilissima per Peralta, chiaramente doveva tentare lo stop, ma ecco, lo stop doveva essere perfetto, perché eri troppo vicino al portiere, non ti potevi permettere di fare uno stop ad inseguire praticamente, perché il portiere era troppo vicino. Ancora Robbiati, messo in movimento da Vampeta, c'è su di lui in marcatura Pivotto, il tocco all'indietro e nuovamente per Vampeta, va Vampeta sul disturbo di Piangerelli, parte il traversone depositato in calcio d'angolo da Juarez. Sta soffrendo di più Jacoba con Juarez, perché Juarez è più marcatore rispetto a Bedin, e come vedi poi sui palloni alti non è riuscito a prendere un pallone Jacoba, ma lo sta soffrendo di più. Intanto c'è questo traversone messo fuori da Pivotto, palla riconquistata ancora da Recoba, il colpo di testa è di Cordoba sul fondo. In effetti un Recoba che da quando è entrato in marcatura su di lui Juarez ne ha visti pochi di pallone, leggermente scomparso, è stato cercato forse con più lanci lunghi, chiaramente il difensore è molto più contento quando il pallone è alto, quando invece ricevi palla a terra con Recoba sei molto più intimidito. Intanto c'è il colpo di testa di Fissore, quest'altro di Pivotto, il tocco in profondità di Olivares e la palla che giunge a Ballotto. Fissore, Robbiati, Zeidorf, Colonnello su di lui, poi con calma Pivotto, cambia gioco cercando Lucarelli, il colpo di testa è stato di Cordoba, poi ci mette una pezza anche Di Biagio, ma insiste pericolosamente il Lecce con il tentativo ora di Lucarelli dopo che c'era stato l'inserimento di Piangerelli, la parata non difficile di Ballotta, ma la buona costruzione di manovra da parte dei salentini. E poi va anche sottolineato, Bruno, da parte del Lecce il lavoro, il grande risparmio di energia e il sacrificio dei due attaccanti, vale a dire Lucarelli e Vugrinec, quando attacca l'Inter spesso ripiegano come gli chiede Cavasin. Tanto Vugrinec fa tutto ancora molto bene, va via, salta poi anche Macellari e guadagna un calcio d'angolo. Non sono tanto convinto, ha guadagnato il calcio d'angolo ma si è arrabbiato Cordoba, secondo me non era calcio d'angolo, però è un'altra splendida azione da parte di Vugrinec, inesauribile secondo me, perché ha praticamente giocato, come ripeto, spalla di Lucarelli ma su tutto il fronte d'attacco, non ha dato punti di riferimento, è stata una spina costante nella difesa interista. Intanto va a battere dalla bandierina uno dei nuovi entrati, vale a dire Olivares. Ecco la parabola a spiovere, Pivotto e poi anche l'altro difensore Savino. Pivotto ha sfiorato di testa, Savino ha colpito non perfettamente. Colonnello ancora, è molto, molto freschi, molto reattivi, molto fisicamente. Molto più reattivi, pimpanti. Giocatori del Lecce. Un Inter che si affida al lancio lungo, che chiaramente con tre mezze punte, con Peralta, Recoba e lo stesso Robbiati, insomma, non ti puoi permettere di giocare in questo modo. Devi cercare di giocare molto più con fluidità la manovra. Vampeta va in un problematico dribbling che difatti non gli riesce, mentre Vugrinec chiama in avanti Malusci, il cui lancio viene intercettato da Macellari, tra i più positivi secondo me nell'Inter questa sera. Ecco Robbiati, buono il tocco ancora per l'inserimento di Macellari, va Macellari, tocca centralmente cercando Recoba, si fa luce Recoba dal centro verso Peralta che poi batte fuori da posizione vantaggiosa. Ecco, qui il pubblico mugugna, ma secondo me non poteva far diversamente. Ma forse palla, prima poteva battere. Ma vedi il pallone schizzato era difficilissimo. Poi, difficilissimo. Forse ecco, ha sbagliato nel tiro finale, ma sai, era un'esecuzione direi in mezzo a due uomini di prima intenzione, abbastanza difficile. Ecco, indicazione da parte di Lippi, Gianni. Eh sì, sta chiamando Robbiati per dirgli di spostarsi di più sulle fasce, soprattutto quando l'Inter avanza frontalmente, di aprire il gioco in avanti e di scambiarsi con Recoba, mentre non ha imprecato sull'azione precedente soltanto il pubblico dell'Inter, ma anche Cavasin, che per la seconda volta ha visto la difesa un po' ballare, diciamo così. Sì, bisogna dire che il pallone era arrivato a Peralta per un rimpallo abbastanza casuale,
Tanto è Di Biagio che consegna il pallone a Seedorf. Ora ha spazio Seedorf, si incrocia con Vampeta, fuori gioco di Robbiati. Sì, fuori gioco Spadino. Robbiati si è fatto trovare, evidentemente era giusto quello che aveva sottolineato Lippi in panchina, si è accentrato e è andato a praticamente a proporsi come punto di riferimento, ma era al di là dei difensori. Ora, dopo l'uscita di Colombo e Kin, l'Inter ha sì molti giocatori dalle spiccate attitudini offensive, ma nessun attaccante puro. Sono tutte mezze punte. Tanto attenzione, il pallone ancora pericolosamente dalle parti di Vugrinec, che comunque era in offside. Fissore. Seedorf. Ancora Fissore. Tocco all'indietro verso Di Biagio. Di Biagio consegna il pallone a Ballotta, che lo gira su Cordoba. Robbiati, Vampeta, Seedorf, non la molla naturalmente Colonnello, poi ancora Seedorf che ha ricevuto da Farinós e ha smistato su Cordoba. Parte il cross di quest'ultimo, Peralta anticipato, poi ottimo ancora il tocco a favore di Lucarelli che ha girato dalla parte opposta. Ora è Olivares che incrocia nuovamente il gioco chiamando in causa Piangerelli in posizione di ala sinistra. Va Piangerelli, saltato Fissore, Piangerelli tenta poi un ulteriore dribbling, ma il tiro e il gol che però avviene a gioco fermo, perché l'arbitro ha interrotto il gioco per ammonire Piangerelli per simulazione. In effetti Bruno mi è sembrato un po' una stranezza. Non c'era fallo. Non c'era il fallo, però l'azione continuava. L'arbitro ha interrotto il gioco per punire la simulazione di Piangerelli. E poi è tutta da stabilire la simulazione, perché gli arbitri sono sempre propensi ad ammonire per simulazione. In questo caso bisogna vedere se il calciatore voleva fare effettivamente. Tra le altre cose, non è mica detto che ogni volta che un giocatore cade in area di rigore deve esserci o rigore o simulazione. Sì, uno può anche cadere. Mi sembra un po' esagerata la decisione da parte dell'arbitro in questo caso. E no, poi anche perché in molte altre occasioni abbiamo visto gli arbitri far terminare l'azione e poi al limite provvedere con il cartellino. Intanto Vugrinec è assoluto padrone del campo. Prestazione strepitosa da parte. Giocato benissimo, vedi, ma io voglio constatare invece che l'Inter non riesce a costruire un'azione del gioco se non solo con gesti isolati. Vedi, tutti i giocatori si sono centrati. Noi che dall'alto possiamo vedere la partita, tutti, non so, Peralta, Seedorf, Recoba, Robbiati, sono tutti accentrati e chiaramente non c'è più. L'unico che gioca sulle fasce è Macellari, ma viene poco servito. Intanto c'è questo calcio di punizione a favore dell'Inter. Palla al centro area, messa fuori da Suarez, che ha una grande elasticità nello stacco. Ecco Farinós calibra verso Fissore, buono il tocco di prima a smarcare Vampeta, parte il traversone di quest'ultimo che colpisce però un avversario, poi Vampeta all'indietro per Farinós. Combatte, riconquista il pallone Lucarelli, poi c'è questo lungo lancio a cercare lo scatto ancora di Vugrinec, attenzione, Vugrinec, limite dell'area, tiro fuori. E si dispera Lucarelli per non essere stato servito. Ma d'altronde ha visto la porta, guardate, è riuscito a liberarsi dell'uomo, è stato bravo qui Vampeta che praticamente gli ha coperto la visuale della porta, altrimenti avrebbe proseguito indisturbato verso la Ballotta. Adesso c'è un po' di rassegnazione. Questo è inconcepibile da parte dei giocatori dell'Inter, anche il pubblico abbastanza infastidito per questo comportamento della squadra. Tanto perde palla ancora l'Inter, parte questo traversone, tenta di andare allo stacco Piangerelli, poi su di lui c'è l'intervento in copertura di Vampeta e Farinós in queste ultime fasi di gioco sono costretti. Intanto un cambio, Bruno. Praticamente sono affaticati. C'è un cambio. Vedi l'immagine bellissima di Farinós, bellissima ma impietosa per lui, perché è un giocatore molto importante per l'Inter, per il futuro dell'Inter. Però abbiamo visto affaticato, praticamente piegato sulle ginocchia,
sai, lui deve costruire, ma deve fare anche molto lavoro di interdizione, probabilmente si pretende troppo da lui, è in grado di farlo ma non è ancora al massimo. Entra Osorio al posto di Lucarelli. Pare questo il cambio, vero Gianni? Sì, questo giocatore è un altro argentino, Osorio. Al posto di Lucarelli, probabilmente ha visto un po' di stanchezza in questo finale e ci sta credendo Cavasin, quindi mette un altro attaccante. Tanto giusta l'interpretazione ora dell'arbitro Cassarà, che ha visto un fallo di Di Biagio sull'inserimento di Savino. Sicuramente in questa fase finale della partita il Lecce gioca in maniera molto più convincente, ha mantenuto sempre gli equilibri tra i reparti, non ha avuto sbavature in fase di copertura ed è stato anche pericolosissimo in avanti, mentre l'Inter, anche per le molte assenze, per i molti cambi, per tutto quello che vogliamo, però nemmeno stasera ha fornito una prova che possa essere confortante in prospettiva. Attenzione ancora a Vugrinec, saltato un avversario, messo giù, c'è calcio di punizione, ci sarà anche ammonizione per Cordoba. È un ottimo giocatore questo Vugrinec, nell'uno contro uno andare via Cordoba non è facile. Certo è che è impressionante il numero di giocatori che sfornano, che sporta l'ex calcio jugoslavo, no? I croati. Talenti, poi vedi, molto abili tecnicamente. Sì, poi magari si perdono perché di testa non sono sempre, no? Sì, certo. Però sì, nel campionato italiano è molto importante essere giustamente meno volubili e a posto anche caratterialmente, ma mi pare che questo giocatore sia molto interessante. 44esimo del secondo tempo, ancora Vugrinec, ha segnato su punizione al 41esimo del primo tempo, proverà ancora, ecco la sua rincorsa, il tiro sulla barriera, grappolo di uomini, pallone allontanato, fischia Cassarà, punizione per l'Inter. Siamo sull'1-1 quando ormai attendiamo solo di conoscere quanto recupero ci sarà. Inter in possesso di palla con Cordoba, poi Robbiati, sul quale gioca sempre pivotto, tentativo di 1-2. Molti minuti di recupero, Bruno, ben 4. 4 i minuti di recupero, palla recuperata intanto da Farinós, consegnata a Macellari, nuovamente Farinós che si gira su se stesso dando poi a Gigi Di Biagio, il quale consegna il pallone a Fissore. 4 dunque i minuti di recupero che cominciano in pratica da questo istante, vedete l'ufficializzazione da parte del quarto uomo Rosetti, palla per Farinós, si avventura anche egli in dribbling, poi gira largo a favore di Cordoba, va Cordoba a imbeccare Zedorf per Fissore, ma tutto ha il carattere dell'improvvisazione. Ecco Recoba, tocco fuori per Fissore, parte il cross di quest'ultimo, piazzatissimi i difensori del Lecce, palla fatta sfilare e poi c'è un intervento irregolare di Di Biagio che chiede scusa ai danni proprio di Osorio, il nuovo entrato. Vedete l'intervento a gamba tesa di Di Biagio. Grande festa ovviamente da parte dei tifosi del Lecce, come si può sentire in questo finale di partita. Intanto il pallone è affidato ancora a Colonnello, parte il suo traversone per la presa aerea di Ballotta. Fanno festa, diceva Gianni Bezzi, i tifosi del Lecce, ne hanno ben dongo, e perché mi pare di poter dire che tutto sommato il risultato di parità di 1-1. Tanto attenzione a Recoba, palla sul sinistro, fatta filtrare, non ci sono compagni pronti. Dicevo che tutto sommato il risultato di parità di 1-1 è ampiamente meritato del Lecce, che ha avuto meritato più occasioni dell'Inter. Ovviamente, soprattutto meritato nel secondo tempo, dove... Attenzione ancora, posizione regolare, Olivares, tiro e palla poi deviata miracolosamente dal portiere Ballotta, inserimento... che rivediamo, no, era Osorio, il nuovo entrato che si era fatto luce sulla destra e ha chiamato a un non facile intervento in angolo il portiere avversario. Eccolo Olivares, questo che batte dalla bandierina. 47esimo del secondo tempo, Lecce ancora in avanti e ancora Osorio per poco non trova la deviazione vincente
mentre isolato in avanti Recoba non può far nulla. Lecce che è padrone del campo, rimpallo ora favorevole a Colonnello che si concede anche una finezza, palla consegnata all'indietro per Malusci e ancora Chimenti. Ma indubbiamente Bruno, a prescindere dal risultato finale che sarà, devo dire Lecce ha meritato ampiamente, ha legittimato con delle azioni nel secondo tempo. La squadra che doveva vincere è probabilmente Lecce, l'Inter abbastanza approssimativa che deve sicuramente migliorare, non è questa indubbiamente l'Inter che può piacere ai tifosi, ai propri tifosi, anche se stasera c'è da dire che mancavano parecchi giocatori. Buono intanto il tocco a favore di Peralta da parte di Seedorf, e fallo su Peralta con calcio di punizione che consentirà al Cino Recoba di provare il suo sinistro, mentre c'è una comunicazione di servizio per Gianni Bezzi. Visto il prolungarsi della partita, Gianni, dovremo chiudere subito dopo con le interviste velocissime a Lippi e se potrai anche a Cavasin, che peraltro avevi già contattato per un successivo intervento. Quindi tutto subito alla fine della partita. Grazie Gianni. Per quello che sarà possibile. Sì, è chiaro, è chiaro. Qui vedi il calcio è questo, l'Inter gli si offre sul piatto d'argento, anche se non è facile, ma fino a queste doti. Posizione buona per Recoba, anche se la distanza è ragguardevole. Alto. Sono 49, fra l'altro i minuti di recupero, ecco il fischio dell'arbitro. Gianni, intanto vai a occupare la posizione e vedi se puoi raccogliere subito i pareri sia di Lippi sia di Cavasin. Un Cavasin che presumo possa essere del tutto soddisfatto della prestazione della propria squadra, mentre Lippi ha un'infinità di attenuanti, non ultimo l'enorme numero di assenti. Però non mi pare di poter dire che l'Inter abbia fatto quei progressi sul piano della manovra e del collettivo che ci si aspettava, soprattutto dall'inserimento di Vampeta e Farinosa. Nonostante le molte attenuanti, Bruno, mi aspettavo sicuramente di più. È un Inter che deve crescere, non è certamente questa l'Inter. Ecco, Lippi, al vai, volo. Vai. Senta Lippi, un pareggio, un migliore Inter del primo tempo, poi più fatica della ripresa. Abbiamo fatto quello che potevamo, avete visto? Abbiamo dovuto improvvisare una squadra, abbiamo fatto quello che potevamo, ragazzi, è andato tutto. Non comunque è dalla Coppa UEFA oggi non è bastato, è un'altra partita. Un'altra partita, ringraziamo Lippi, eravamo già sotto il tunnel degli spogliatoi, adesso cerchiamo di... Ecco, sta arrivando con passo decisamente più lento Cavasin, bisogna dare merito a questo Lecce. Sì, indubbiamente ha fatto un'ottima partita. Cavasin sapeva di dover aspettare qualche minuto prima dell'intervista con te, per quello si avvicina, ecco, a passi lenti, però direi che merita una battuta velocissima con te. Ed è arrivato Cavasin, sì. Ci avviciniamo quindi al nostro fagli punto. Fagli i complimenti, sì. Sì, intanto i complimenti Cavasin, una buona partita. Se ci lasciate lavorare vi ringraziamo molto. Sì. Cavasin, una buona partita da parte del Lecce, un buon primo tempo ma soprattutto un'ottima ripresa, un Lecce che poteva portare via un grande risultato questa sera. Sì, abbiamo sofferto il primo tempo, forse siamo partiti un po' male, ma noi veniamo dalla vera prima partita questa, mentre l'Inter aveva già sulle gambe delle partite precedenti che gli davano un ritmo diverso. Nel secondo tempo c'è anche lì un po' di rammarico, perché effettivamente potevamo concretizzare quelle numerose, direi, occasioni in cui ci siamo proposti per fare gol, e comunque va bene così, un campo come questo contro una squadra come l'Inter va bene anche così. Direi senta, che quelle... va bene, sì. Sì, no, una sì, battuta su quell'episodio finale, gol praticamente annullato ma l'azione sembrava regolare, poi il cartellino giallo, comunque niente da recriminare. No, perché ho sentito il fischio nettamente prima che il nostro giocatore calciasse, quindi era un gol che non era neanche da annullare, perché non c'era la proseguità dell'azione. Grazie a Cavasin, ancora complimenti a Pizzula Linea. Bene, per ribadire il risultato finale, Inter e Lecce 1-1 nella gara andata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Di Biagio per l'Inter al 20° del primo tempo, Vugrinec al 41° su punizione per il pareggio.
Grazie a voi tutti, anche a nome di Fulvio Colovati, Gianni Bezzi e del regista Umberto Orti, per la cortese attenzione. Buonasera.